Allora, buongiorno a tutti. Io mi chiamo Luigi Maccotte per chi ancora non mi conoscesse. Dal 14 novembre sono l'ambasciatore d'Italia in Messico e volevo ringraziare Massimo Barzizza, punto d'incontro, per questa occasione e opportunità che mi è data di estendere un messaggio ai connazionali, gli italiani che vivono qui in Messico. Ho già potuto visitare alcuni di loro, incontrarli in provincia, negli stati, sono stato a Monterrey, sono stato a Leona, a Querétaro, assistito dai consoli onorari, insomma, che sono stati molto gentili e fanno un eccellente lavoro, tutti veramente. Conto andare ovunque, visitarli in tutti i luoghi, in tutte le regioni, in tutte le città del Messico dove si trovano. È una comunità che noi calcoliamo avere oramai superato le 20.000 unità, sappiamo che ce ne sono anche di più. Una comunità industriosa, operosa, di gente insomma che sa il fatto suo, lavora in Messico da alcuni anni e crea un legame veramente importante, significativo, umano tra l'Italia e questo grande paese. Io sono molto fiero e molto onorato di rappresentare la Repubblica Italiana in Messico in questi ultimi anni, quest'ultimo anno in particolare che ha visto le visite del Presidente del Consiglio ad aprile, Renzi, e poi del Presidente della Repubblica Mattarella a luglio, i rapporti si sono intensificati da tutti i punti di vista, sul piano culturale, sul piano politico, sul piano economico. Ultimamente ci sono stati nuovi investimenti della Brembo, della Olsa, la Ferrero che vuole ampliare il suo investimento qui in Messico, per cui le cose da un punto di vista economico tra i due paesi bilateralmente stanno andando bene. Il dialogo politico proseguirà anche, io me lo auguro e mi adopererò in questo senso con il nuovo governo Gentiloni, che come sapete ha giurato da pochi giorni, però è nel pieno delle sue funzioni. Il messaggio che volevo però fare alla collettività, alla comunità italiana qui, è quello dell'unione, di essere più vicini. La mia personale sensazione è che ci sia un po' di frammentazione e un po' di dispersione. Ci sono molti italiani che non si conoscono, non si frequentano, molte persone fanno, sono, ripeto ancora una volta, attive, molto attive, però nel loro, come dire, nel loro angolo, nella loro sfera. Bisogna invece trovare un sistema per unire di più le forze, riunire un po' di più, far sentire la vicinanza nostra, delle istituzioni, alla collettività. Noi abbiamo istituito l'anno scorso il dottor Paolo Epifani, che è responsabile della sezione consolare, ha istituito il progetto di fare delle visite consolari, e ne ha fatte 5 quest'anno che si sta chiudendo, per prendere le impronte digitali, facilitare il rilascio dei passaporti ai cittadini. Io conto accompagnarlo nelle prossime visite che lui farà, ne faremo una a Playa del Carmen a fine gennaio, ne farò una a Oaxaca a febbraio, ne farò sicuramente una nel Chiapas, per cui continuerò a San Luis Potosí, insomma in tutti i luoghi dove ci sono presenze. Però bisogna anche che gli italiani si facciano vivi, che gli italiani ci contattino, ci comunicano quello che vogliono fare, prendano visione della pagina web che noi abbiamo, che contiene praticamente tutte le novità, tutte le attività dell'ambasciata, degli istituti di cultura. Ci sono state recentemente la settimana della lingua italiana, la settimana della cucina italiana. Obiettivamente bisogna che fare più massa, riuscire a fare delle azioni e delle attività che siano messe a fattore comune, creare delle sinergie tra i tanti italiani, le associazioni che ci sono, il Comites, l'Associazione Italiana di Assistenza, le associazioni regionali che stiamo contattando. Bisogna cercare gli istituti di cultura, l'ICE, la Camera di Commercio. Il sistema Italia deve essere più unito, deve essere più all'unisono, deve essere più in contatto gli uni con gli altri. Questo è il mio augurio e quello che io intenderei cercare di fare attivamente, ma con l'aiuto dei connazionali, nel 2017. Una politica di vicinanza, una politica di unione, una politica di maggiore contatto e maggiore conoscenza reciproca. Io vorrei adesso, siccome il Natale è la festa delle famiglie, la festa degli affetti tradizionalmente, augurare a tutti voi connazionali un sereno Natale.
È un momento difficile per il mondo, un momento difficile, anche ieri il Messico è stato colpito da un brutto incidente, insomma, dovuto ai fuochi d'artificio che ha provocato 31 morti. Ci sono stati attentati recentemente in Germania, in Turchia, l'Italia anche, insomma, è preoccupata, il governo prenderà delle misure, sta prendendo delle misure. È un momento difficile per l'intero mondo. Per cui è un momento in cui le persone, gli uomini di buona volontà, per riprendere un concetto, insomma, che ha un sapore cristiano, devono unire le forze, fare insieme qualche cosa di buono, qualche cosa di veramente giusto per la solidarietà, per la pace, per la convivenza, per la comprensione e la tolleranza. Io credo che gli italiani hanno tante qualità umane che gli sono riconosciute in giro per il mondo. Hanno una grande facilità di contatto, di rapportarsi con gli altri, sono sempre benvoluti, lo sono in particolare qui in Messico, per cui non gli sarà difficile, con un piccolo sforzo di buona volontà, di operare e lavorare in quella direzione. Io con questo augurio veramente vorrei chiudere dicendo buon Natale, felice fine d'anno e ancora migliore inizio di 2017 a tutti gli italiani e le italiane che vivono in Messico. Grazie.